Ciao! Hello! Ni hao! Benvenuti in questo video promozionale. Giuro che sarò breve, non voglio farvi perdere tempo. Sono qui per presentarvi l'ACME. È facile ricordare questo nome, vero? È un acronimo. Racchiude in sé la dicitura Accademia di Belle Arti Europea dei Media. È stata la prima istituzione di alta cultura a sviluppare l'indirizzo multimediale. Ecco svelato il segreto di questo nome particolare. Volete che vi racconti la storia di come è nata questa accademia? Ok, non voglio tediarvi più di tanto, vi do giusto un paio di informazioni utili per capire da quanto tempo è presente in Italia. L'idea di creare una nuova realtà accademica risale al 1996, anno in cui l'ACME viene fondata nella città di Novara. Parallelamente viene aperta anche una sede a Milano. Un anno dopo la fondazione, l'ACME ha ottenuto i decreti ministeriali e successivamente è stata accreditata dal MIUR. Questa accademia rilascia titoli di studio validi a livello internazionale. Sì, avete capito bene, i vostri titoli di studio saranno validi anche all'estero. Ma andiamo al sodo. Voglio spiegarvi come si sviluppa l'offerta formativa. 3 dipartimenti, 7 scuole, 13 aree di indirizzo articolate in 2 cicli. Il primo, cui si accede con diploma di secondo grado a durata triennale e permette il conseguimento del titolo di studio di primo livello, equipollente alla classe di laurea L3. Il secondo consente agli studenti, già in possesso del titolo di studio di primo livello o di laurea a titolo affine, di completare gli studi per il conseguimento del titolo di specializzazione di secondo livello, equipollente alle classi di laurea magistrale LM65 o LM89. Sono entrata un po' troppo nello specifico? Scusate, a volte sono tanto pignola, ma è giusto che abbiate tutte le informazioni del caso, no? Ah, a proposito, sapete qual è il punto di forza dell'ACME rispetto alle tradizionali facoltà? I piani di studio sono caratterizzati sì da insegnamenti teorici, ma anche tecnico-pratici, finalizzati a formare gli studenti in futuri professionisti dell'immagine, della comunicazione e della creatività. E poi, finalmente, grazie all'intervento della Regione, questa Accademia è riuscita a realizzare l'importante processo di coesione tra mondo del lavoro e realtà accademica e permette di svolgere le attività laboratoriali direttamente in azienda per tutta la durata del triennio, che vuol dire di fatto acquisizione di capacità e di competenze professionali qualificate e posto di lavoro al termine del ciclo di studi. E il corpo docenti? È composto da professionisti del settore, artisti, creativi, artigiani, ma preferirei che fossero loro a darvi maggiori informazioni sulle discipline accademiche. Prima di entrare nelle nostre sedi, voglio ricordarvi che grazie alla qualità e alla personalizzazione dell'insegnamento, ossia al rapporto spesso individuale con i docenti, questa Accademia offre una serie di opportunità per la formazione di profili professionali aperti ad ambiti europei ed internazionali. Gli studenti iscritti all'ACME beneficiano dei contributi e dei servizi previsti dalla normativa per il diritto allo studio universitario. Quindi borse di studio, ristorazione, servizi abitativi, eccetera, eccetera. Allora, sono stata esaustiva? Ora proporrei di conoscere più da vicino le nostre sedi, ma soprattutto i volti di chi porta avanti l'insegnamento. Forza, venite con me! Il corso di scenotecnica affronta tutti quegli aspetti pratico e tecnici che sono di supporto alla scenografia e all'allestimento di ambienti di interni e di esterni. Il graphic design è uno dei cuori pulsanti della comunicazione visiva. Prepariamo i nostri studenti su software professionali
gli sbocchi futuri saranno nel mondo della comunicazione, web agency, fotografia, studi di grafica editoriale, studi di grafica pubblicitaria, fino poi anche al posto ambito del freelance e quindi di poter manifestare con le proprie capacità un sistema di comunicazione singolo e non quindi più attraverso le agenzie di pubblicità con altre figure. Nel corso dei 3 anni i ragazzi affronteranno l'illustrazione pubblicitaria e le sue problematiche per la produzione di storyboard, finish layout e quant'altro, dedicando poi il secondo e il terzo anno all'illustrazione editoriale, sia quella scolastica che tutto quanto quello che è fiction, quindi illustrazione di favole e fiaba. Il corso di scenografia dura 3 annualità e io cerco nel mio corso di trasmettere agli studenti la capacità di progettare correttamente, secondo le regole della buona progettazione, dell'estetica e della validità progettuale. Per questo cerchiamo di arrivare a fare un progetto professionale che gli possa servire nel mondo del lavoro, di scenografie televisive e teatrali. Per arrivare alle scenografie televisive io cerco anche di portarli, quando possibile, a visitare dal vivo degli studi televisivi di Rai o Mediaset, in modo che si rendano conto di come le scenografie funzionano nella realtà. La fotografia, intesa come stile di vita, il saper guardare e vedere le cose, non è puramente tecnica, non vuole essere solamente tecnica, ma deve essere un rapporto intenso, costante, continuo, per arrivare a dire qualcosa tramite un apparecchio fotografico. I miei corsi in Acme si strutturano nei primi 3 anni, in primo anno metodologia e teoria dell'arte, secondo anno storia dell'arte moderna, terzo anno storia dell'arte contemporanea. Vengono affrontati anche degli stage, degli workshop e dei tirocini da parte dei ragazzi anche durante il periodo estivo, in maniera tale da permettere di capire e di affrontare il discorso soprattutto dell'arte contemporanea praticato a stretto contatto con artisti, curatori e tutti coloro che rientrano nel mondo dell'arte. Abbiamo anche la possibilità, e da quest'anno abbiamo affrontato, le lezioni in modalità CLIL, quindi in inglese, specialmente per il blocco del terzo anno di arte contemporanea. Il corso di regia all'Acme di Novara si suddivide in un triennio che si sviluppa attraverso teoria e pratica sulle materie di cinema, televisione e pubblicità. Quindi uno studente che si laureerà all'interno di questo corso avrà l'opportunità di affacciarsi al mondo del lavoro all'interno di case di produzioni, agenzie di pubblicità, televisioni oppure divenire un filmmaker. Sono una modellista e la modellista è una figura di fondamentale importanza per la creazione di una collezione. Si collabora direttamente con lo stilista cercando di interpretare al meglio il figurino e bisogna anche avere comunque parecchia conoscenza del tessuto, perché in base alla resa e i volumi ci sono tanti particolari che devono essere tenuti in considerazione nel momento in cui si viene a progettare il modello. Successivamente viene anche realizzato, qui noi lavoriamo a mano, disegniamo a mano e poi viene realizzato anche con il tessuto scelto, il capo che decidiamo poi di realizzare. Il corso di fumetto è dedicato agli studenti che vogliono imparare a raccontare attraverso il disegno. Per questo è diviso in 2 parti. Nella prima parte si impara ad utilizzare gli strumenti del disegno, che siano digitali o manuali. Nella seconda parte si imparano invece le leggi della narrazione sequenziale. La mia materia in particolare si occupa delle leggi che regolano il passaggio fra una vignetta e l'altra e fra le varie sequenze all'interno di una storia. Gli allievi acquisiranno in questi 3 anni una preparazione tecnico-scientifica che gli permetterà di affiancare i restauratori accreditati presso le soprintendenze. Questa figura professionale è importante per la tutela e la salvaguardia del nostro patrimonio artistico. Sono l'insegnante di tecnica del fumetto, il corso dura 3 anni, in questi 3 anni cerco di insegnare ai ragazzi quelle che sono le basi del disegno. Si insiste soprattutto su anatomia, prospettiva, teoria delle ombre. Naturalmente bisogna disegnare tantissimo, perché per fare il disegnatore di fumetti bisogna essere in grado di disegnare quasi tutto. Rieccomi qui! Vi è piaciuta l'Acme? Se volete saperne di più, potrete accedere ai siti acmemilano.it o acmenovara.it, oppure telefonate nelle sedi e chiedete un appuntamento. Il nostro staff è a completa disposizione per qualsiasi chiarimento.
Ma se volete entrare nel mondo dell'entertainment, della moda o dell'arte, l'Acme è la scelta migliore che possiate fare per il vostro futuro. E poi pensarci non costa nulla, giusto? Quindi, take your time! Ah, dimenticavo! L'Acme organizza ogni anno diversi seminari gratuiti con professionisti dell'arte e dello spettacolo. Anzi, ne sta iniziando uno proprio adesso, quindi io vi devo lasciare. Grazie per avermi ascoltato e spero di vedervi presto qui. Ciao, un bacione!